Pace a tutti e ben sintonizzati e connessi ancora una volta su Radio Messaggio Cristiano, che come ormai già sapete vi sta tenendo compagnia con un'altra trasmissione che sarà caratterizzata da cantici e forse anche con qualche lettura tratta dalla Bibbia. E per chi si fosse sintonizzato, connesso per la prima volta, voglio ricordare che questa trasmissione è presente sia sulla nostra frequenza radio, ma anche sul canale YouTube e la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano, dove se volete potete anche lasciare dei commenti. Adesso iniziamo subito col primo cantico e come faccio sempre, vi auguro un buon ascolto con la pace del nostro Signore Gesù. Ed è già in onda il primo cantico e il suo titolo è Padre. Padre, posso dire solo questo. Quando penso a ciò che fai, ogni istante tu per me. Padre, che mi svegli la mattina e mi segui ovunque vado, dirigendo i passi miei. Padre, guardo un bimbo e vedo te. Guardo un fiore e scopro. Alzo gli occhi e ci sei tu, sempre tu, sempre qui. Non è un sogno, ci sei tu, per le strade, fra la gente. Che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano e che stiamo insieme ascoltando il cantico dal titolo Padre. E a questa nostra richiesta verso il Signore di non andare via, Egli ci risponde con questo cantico dal titolo Son Gesù, non temere.
nell'arida via di questa terra una luce è venuta dal cielo, e mentre nel buio vagavo sua voce mi disse: ti vedo, sono io, son Gesù, non temere, confidati in me con amore e tu non avrai più a soffrire in questa tua vita il dolore. Or io vengo a te, mio Signore, per darti l'intero mio cuore. Ti prego di starmi vicino, tu padre ed io tuo bambino. Sì, tu padre ed io tuo bambino. Tu padre ed io tuo bambino. Nell'arida via di questa terra una luce venuta dal cielo, e mentre nel buio vagavo sua voce mi disse: ti vedo, sono io, sono Gesù, non temere, confida in me con amore, e tu non avrai più a soffrire in questa tua vita il dolore. Con amore, e tu non avrai più a soffrire in questa tua vita il dolore. Sono io, sono Gesù, non temere, confida in me con amore, e tu non avrai più a soffrire in questa tua vita il dolore. Io vengo a te, mio Signore, per ridarti l'intero mio cuore. Ti prego di starmi vicino, tu padre ed io tuo bambino. Ti prego di starmi vicino, tu padre ed io tuo bambino, tuo padre ed io tuo bambino, tuo padre ed io tuo bambino. Adesso insieme dalla Bibbia leggiamo il Salmo 8.
quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? E il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. O eterno Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Adesso stiamo ascoltando Tu risplendi, oh Dio. Quando chiuderò i miei occhi un dì, li aprirò in un regno di splendore. Vedrò allora cieli immensi ed il tuo amore. Le tristezze del passato non ricorderò mai più. Ci sarai soltanto tu, Gesù, a riempire il mio cuore. Tu risplendi, oh Dio, sul dolore mio, e mi dai speranza col tuo amore. Tu rifugio, Dio, calmi le tempeste,
resta il mio cuore. Quando chiuderò i miei occhi un dì, li aprirò in un regno di splendore. Vedrò allora cieli immensi ed il tuo amore. Le tristezze del passato, passato non ricorderò mai più. E piani gloria ti vedrò. Ci sarai soltanto tu, Gesù, a riempire il mio cuore. Io adorerò. Risplendio Dio, sul dolore mio, e mi dai speranza, con tuo amore, Signore. Rifugio Dio, tra mille tempeste, speranza, col tuo amore, col tuo amor, Signore. Rifugio Dio, calmi le tempeste, ed ad ogni festa adesso insieme facciamo una richiesta al Signore e la facciamo con questo cantico dal titolo Simi una rocca. La tua mano, oh Signore, è stata su di me e mi ha sostenuto la tua fedeltà. Conti i passi della vita mia, Signore, errante tanto spesso nel dolore, e raccogli presso te le lacrime del cuore, negli otri tuoi so davanti a te. Sì, mio Signore, una rocca per il mio cuore,
Adesso noi ringraziamo il Signore perché la nostra rocca è il nostro rifugio dove ci salva e ci protegge, e lo ringraziamo con questo cantico dal titolo Provvidenza. Grazie Signore, grazie perché sei sempre con noi, perché ogni istante t'abbiamo vicino. Grazie Signore, grazie perché ti curi di noi e non ci lasci da soli mai. L'esistenza, questa vita, ogni cosa dipendono da noi, però ogni giorno cantiamo il tuo amore che è accanto a noi, noi nelle tue mani. Grazie Signore, grazie perché sei sempre con noi e ci conduci lasciandoci. Infatti il Signore si prende cura di noi, proprio come anche abbiamo capito dalla lettura che abbiamo fatto prima, ovvero quella del Salmo 8. Tu trasformi ogni sofferenza in grazia. Provvidenza e certezza che siamo amati.
E dopo aver ascoltato Provvidenza, ascoltiamo Voglio cantare. Non puoi cantare in questo momento? Canta col cuore, perché sono i sentimenti che sono graditi al Signore e non le parole. E come noi parliamo al Signore, anche Lui parla a noi. Infatti è per questo che lo stiamo lodando in questo momento, per il suo grande amore e per come ci tratta come figli. Infatti Egli è nostro Padre. E non ci lascia senza i suoi preziosi e indispensabili insegnamenti. E voglio invitarvi infatti a seguire ogni domenica mattina la diretta del Fratello Nino che va in onda alle 10:15 sulla nostra frequenza radio, ma anche sul canale YouTube e la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano, ed anche i culti che vanno allo stesso modo in onda il martedì e il venerdì sera intorno alle 20:15. Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione a questo numero di telefono 349 64 11 232, che adesso vi ripeto 349 64 11 232, e come faccio sempre vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è pastore@rmcr.it, ai quali potete anche farci pervenire le vostre richieste. Infatti potete richiedere letture dalla Bibbia oppure dei cantici che vi hanno colpito, e potete richiedere i cantici che ascoltate in queste trasmissioni presenti anche su internet, ed andranno in onda poco prima della diretta della domenica mattina delle 10:15. E
tante altre cose potete trovare sulla nostra pagina Facebook ed Instagram ed anche sul nostro canale YouTube. Infatti potete anche trovare ogni sera su Instagram e Facebook il versetto del calendario, che viene accompagnato da un breve commento del fratello Nino. E tutto il calendario, tutto l'anno, che è composto ogni giorno da un versetto diverso, tutti questi versetti sono stati sorteggiati circa un anno prima con preghiera, e sempre con preghiera ogni sera il fratello Nino scrive appunto un breve commento in base a ciò che il Signore gli fa sentire. Per trovare tutte queste cose che vi ho detto e anche tante altre cose come la lettera universale, potete cercare Radio Messaggio Cristiano. E adesso proseguiamo con l'ascolto di altri cantici. Adesso in onda l'inno universale del credente, che è il Padre Nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato nome tuo, venga il tuo sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano benedetto da te, rimettici i debiti tu, come noi rimettiamo qua giù ai nostri debitori. Padre nostro, preservaci dalla tentazione e liberaci dal male, perché tuo è il regno, la potenza e la gloria. Sì, oh Signore, preservaci dalla tentazione e liberaci dal male, perché tuo è il regno, la potenza e la gloria in eterno. E questo è uno dei cantici che il Signore ha dato al fratello Nino, che potete trovare, il cui video potete trovarlo sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube ed anche su Instagram. Adesso in onda il cantico dal titolo Guidami. Passano gli anni anche per me, quanti sono passati già da quel giorno che il Signore
io ti ho incontrato. Penso alla strada che ho percorso insieme a te, penso alla mano tua che ha guidato i passi miei. Quante gioie e felicità, quante prove e difficoltà, spesse volte nella ristretta, ma la tua mano mi ha sorretto. Ora guardandomi indietro io posso dire solo che sol per il tuo amore, oh Dio, sono arrivato qua. Guidami, Signor, tutti i giorni miei, perché io ti sia fedele ed un posto sia nel cielo che per me. Passano gli anni ed altri un po' passeranno su di me, presto vecchio diventerò alla fine dei giorni miei, ma quale gioia sarà in me concludere la vita mia col Signore a me vicino, nella morte e nell'eternità. Guidami, nel cielo che per me. Guidami, Signor, tutti i giorni miei, perché io ti sia fedele ed un posto sia nel cielo che per me. Infatti Gesù disse: io vado a prepararvi un posto affinché dove sia io siate anche voi, dove sono io siate anche voi. Che il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio ed anche in me. Stiamo ascoltando Giovanni 14. Con me insieme al Padre, nel luogo che io preparerò, c'è un posto per ognuno presso di me, c'è un posto per ognuno presso di me. La pace all'uomo.
Infatti è proprio in questo passo che Gesù dice: io vado a prepararvi un posto affinché dove sono io siate anche voi. Affinché siate forti, la parola di Dio sarà in voi. Se lasciate le cose del mondo, stiamo ascoltando Sta pregando per te. Ti senti debole e non ce la fai più. In quel momento tu ricorda che Gesù prega per te, sì per te. Sta pregando per te. Le tue mani non si arrendono, ma gli sia ancora fedele. Sta pregando che il tuo amore non si raffreddi dentro te, che la tua fiamma non si spenga, ma brilli sempre nel tuo cuore. Sta pregando per te ogni ora, il suo occhio ti sta seguendo, la sua mano ti sta portando, sta pregando per te Gesù. Per te, sta pregando per te ogni ora presso il Padre suo in cielo, che le tue mani non si arrendano, ma gli sia ancora fedele. Sta pregando che il tuo amore non si raffreddi dentro te, che la tua fiamma non si spenga, ma brilli sempre nel tuo cuore. Sta pregando per te ogni ora, il suo occhio ti sta seguendo, la sua mano ti sta portando, sta pregando per te Gesù. Sta pregando per te ogni ora, il suo occhio ti sta seguendo, la sua mano ti sta portando. Abbiamo insieme ascoltato il cantico dal titolo Sta pregando per te e adesso leggiamo insieme il Salmo 9.
Io ti celebrerò, eterno, con tutto il mio cuore. Narrerò tutte le tue meraviglie. Gioirò e mi rallegrerò in te. Canterò le lodi al tuo nome, o Altissimo. Poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Tu infatti hai sostenuto la mia rettitudine e la mia causa. Ti sei assiso sul trono come giusto giudice. Tu hai sgridato le nazioni, hai distrutto l'empio, hai cancellato il loro nome per sempre. Oh nemico, le desolazioni sono giunte alla fine per sempre. E delle città che tu hai distrutto, con esse è scomparso pure il loro ricordo. Ma l'Eterno rimane per sempre. Egli ha stabilito il suo trono per far giudizio. Egli giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l'oppresso, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta. E quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché tu, o Eterno, non abbandoni quelli che ti cercano. Cantate lodi all'Eterno che abita in Sion, annunziate fra i popoli le sue opere, poiché colui che domanda ragione del sangue si ricorda di loro, egli non dimentica il grido degli afflitti. Abbi pietà di me, o Eterno, tu che mi fai risalire dalle porte della morte. Vedi l'afflizione che soffro da parte di quelli che mi odiano, affinché possa raccontare tutte le tue lodi alle porte della figlia di Sion e possa festeggiare per la tua liberazione. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta. Il loro piede è stato preso nella rete che avevano nascosta. L'Eterno si è fatto conoscere per mezzo del giudizio che ha fatto. L'empio è stato preso al laccio dell'opera delle sue stesse mani. Gli empi scenderanno nello Sheol, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio, poiché il bisognoso non sarà dimenticato per sempre. La speranza degli oppressi non perirà per sempre. Levati, o Eterno, non lasciare che il mortale abbia il sopravvento. Siano giudicate le nazioni davanti a te. O Eterno, infondi il loro spavento. Fa che le nazioni riconoscano di essere semplicemente dei mortali. Dopo aver letto insieme il Salmo 9, adesso stiamo ascoltando Tutta la mia vita. Appartiene ormai, fa
dobbiamo essere quindi a Gesù grati e riconoscenti per tutta la nostra vita, per ciò che ha fatto e continua a fare per ognuno di noi. Con la forza che tu mi darai, non ti abbandonerò, dimmi che devo fare per te, Signore Gesù. Ed è proprio questo che vuole il Signore, che restiamo con Lui e che facciamo ciò che Lui ci dice di fare. E allora erediteremo la vita eterna, che nessuno ci potrà rubare. A questa nostra richiesta il Signore risponde con questo cantico dal titolo Una porta aperta. Ma se volete una risposta e volete sentire un parlare ancora più profondo, seguite i suoi ammaestramenti, perché in questa maniera il Signore ci parla in modo ancora più diretto, più aperto e comprensibile. Comprensibile anche dai piccoli fanciulli. E come anche abbiamo letto prima dal Salmotto, dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici. Perché hai serbato la mia parola, ti proteggerò dal male che verrà. Pur avendo poca forza, non hai rinnegato il nome mio. Io vengo presto, mantieni fermamente quello che tu hai. Queste cose dice il Santo, colui che è verità, che ha le chiavi della vita che verrà. Che chiude nessuno apre, ti ho aperto una porta che alcuno mai chiuderà. Ecco, io ti ho posto una porta aperta che nessuno chiudere potrà. Io vengo presto, mantieni fermamente quello che tu hai. Queste cose dice il Santo, colui che è verità, che ha le chiavi della vita che verrà. Che apre nessuno chiude, che chiude nessuno apre, ti ho aperto una porta che alcuno mai chiuderà. Che ha le chiavi della vita che verrà. Che apre nessuno chiude, che chiude nessuno apre, ti ho aperto.
aperto una porta che alcuno mai chiuderà. Che alcuno mai chiuderà. Che alcuno mai chiuderà. Ecco, io ti ho posto una porta aperta che nessuno chiudere potrà, perché hai serbato la mia parola, ti proteggerò dal male che verrà. Una porta che nessuno chiudere potrà. Infatti Gesù ci dice di farci tesori in cielo, dove i ladri non rubano e dove la ruggine e la tignola non attaccano. La tua strada è la mia, dove andrai? Io andrò, il tuo Dio, il mio Dio, solo la morte ci separerà. Tutto quello che farai, tutto quello io farò. Stiamo ascoltando Nel suo amore, nell'amore di Gesù. Insieme nel Signore. Perché ci ha uniti Lui, la sua volontà, niente ci fermerà. Nel suo amore poi cammineremo, il suo nome noi innalzeremo, perché grande la sua benignità. Per l'umanità il suo amore vince ogni pazzia e trasforma e mette l'allegria. Anche tu puoi nascere così, se nel tuo cuore fai entrare Gesù. Gli anni che noi passeremo, testimoni dell'amore, quello vero che viene dal cielo, neanche il tempo spegnerà. La speranza aumenterà anche nell'eternità. Servitori del Gran Re, insieme a Lui saremo. Perché ci ha uniti Lui e la sua volontà, niente ci fermerà. Nel suo amore poi cammineremo, il suo nome noi innalzeremo, perché grande la sua benignità. È l'unica speranza e l'umanità, il suo amore vince ogni pazzia e trasforma e mette l'allegria. Anche tu puoi nascere così.
cuore, fai entrar Gesù. Anche tu puoi nascere così, se nel tuo cuore fai entrare Gesù, che è la via, la verità e la vita, infatti senza di Lui non si può vivere. E solo Lui può dare la vera pace che tutti quanti ricerchiamo. Insieme noi siamo radunati nel nome tuo, tu ci dici che sei in mezzo a noi. Stiamo ascoltando Quando insieme. E potremo ancora di più, non importa a te Gesù, se nel nome tuo ci raduniamo. Scopriamo che sei fedele alla tua parola e sei qui proprio in mezzo a noi, Signore. Ci riempi col tuo amore, spezzi il pane davanti a noi, il tuo spirito fai scendere. Anche questo è tratto da un passo della Bibbia ed il suo titolo è Quando insieme. E adesso invece in onda l'ultimo cantico dal titolo La mia preghiera, che è anche una lode verso il nostro Signore Gesù e il Padre Celeste. Mm.
mia preghiera davanti a te sia come un profumo d'incenso, la mia orazione davanti al tuo trono come il sacrificio di sera. Nel nome del mio Salvatore Gesù, ascoltami. Lui è il profumo di odor soave, il sacrificio è. La mia preghiera arrivi a te come un profumo d'incenso, un sacrificio di grazia, oh Dio, davanti al trono tuo. Nel nome del mio Salvatore Gesù, ascoltami. Lui è il profumo di odor soave, il sacrificio è. Così come già annunciato, abbiamo insieme ascoltato l'ultimo cantico per questa trasmissione e voglio invitarvi, prima di salutarvi, ancora una volta
a cercarci su internet, perché in questa maniera potete seguire tutti gli ammaestramenti del Signore. E voglio invitarvi anche a leggere la lettera universale, che ci fa capire che il ritorno di Gesù è vicino, proprio come sta scritto nella Bibbia. Infatti deve tornare per regnare 1000 anni sulla terra come re dei re e signore dei signori. E al termine di questi 1000 anni porterà con sé i suoi figli nei nuovi cieli e nella nuova terra. E noi sin da adesso vogliamo lodarlo e servirlo qui sulla terra e rimanere fedeli fino alla fine. Adesso siamo giunti al momento dei saluti e vi auguro, come faccio sempre, un buon proseguimento di giornata o di serata con la pace del nostro Signore Gesù, che abbiamo insieme lodato e ringraziato, e anche Lui ci ha fatto sentire la Sua presenza ed è rimasto insieme a noi e lo rimarrà fino alla fine se noi Gli stiamo vicino. Pace a tutti e alla prossima trasmissione.